Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono Christian e oggi siamo nella parte numero 10 di Pokémon Zaffiro Alpha. Nell'ultimo episodio ci eravamo fermati qui a Ciclamipoli per curarci, se magari se non sbagliasse, per curarci i Pokémon. Allora, qui c'era Vera, giusto? Eccolo. Da qui non ci vuole molto per il Monte Camino, il posto dove parlavano i tizi che abbiamo affrontato la cascata mi dà attenzione. Ah, giusto, dobbiamo andare al Monte Camino. Ok, sapessi dove sta. Tanto apriamo la navimappa giusto per vedere dov'è. Qui c'è Cuor di Lava, quindi è qui il Monte Camino. È qua a Cuor di Lava, quindi vai. Andiamo a Cuor di Lava, dove affronteremo forse Fiammetta, se riusciamo. Ovviamente prima di iniziare questo episodio lasciate tanti bei pollicioni in su, iscrivetevi ovviamente sempre al canale se non siete ancora iscritti, e intanto andiamo verso il monte, verso, sì, verso il monte, sì. Stavo sbagliando, bisogna era giusto. Ho spaccaroccia, mi sembra di sì. Sì, ce l'ho, perfetto. Vai, com'è che si chiamava? Non mi ricordo più. Ah, tiriamo un revitalizzante a random. Mi sembra John Cena o Randy Orton, mi sembra, forse Randy Orton. Magari voi se lo sapete ditemelo perché non mi ricordo, non mi ricordo. Allora, oh, e vai, iniziamo alla grande. Mi sento addosso un sacco di energia, anche il mio Pokémon è in forma. Buon per te. Parte la sfida di Philip, che manda in campo Sandshrew, un Pokémon terra. Che poi su Sole e Luna non è neanche così male come Pokémon, perché diventa anche ghiaccio evolvendosi, quindi non è neanche da buttare. Vai Sharpedo, Acquajet, arrivederci e grazie. Addio Sandshrew. Condivisi, io e il mio Pokémon non abbiamo più energia, direi. Grazie. Pff, al cavolo. Allora, là non possiamo andare perché là, gli occhialoni non li abbiamo. Mi pare. Qui siamo già passati. Nello scorso episodio. Il Monte Camino si trova esattamente qui. Qui non possiamo. Ah, qui possiamo andare. Ok, perfetto. Vai. Wahaha, ti andrebbe una lotta? Sì, io e te. Wahaha. Sinceramente no, però va bene, grazie. 2. Mino, Montanaro, nel campo Namel. O Numel, vabbè, comunque è un fuoco. Abbastanza scarso. Almeno per me. Non so se sia buono sui giochi. Vai, acquagetto. E addio. È un po' di tempo che non registro Pokémon. Quindi ci sta. Machop. Ah, giusto, Valkyria. Giustamente, non volante. Dobbiamo andare a uno psico. Vai Valkyria. Uno psico folletto, specifichiamo. Confusione, sì. Poi probabilmente dopo Pokémon Zaffiro Alpha porterò forse X o Y, non lo so, forse. Oppure. Non lo so, vediamo. Devo rifinire i giochi intanto che abbiamo. Sconfitto Mino. Ho perso. Wahaha. Ok, buon per te. Let's go, vai, prendiamo la Monrotaia, si chiama questa? No, la funivia, ok, ho sbagliato. È pronta a partire, puoi salire? Ovviamente. Prego, da questa parte. E ovviamente qui si va verso il monte, senza fare tutto il percorso, perché non mi sembra che non si può fare. Credo, non lo so, eh. Vabbè, qua c'è sempre la solita cinematica che non mi sembra che si possa skippare, infatti non sto premendo i tasti, non funziona nulla. Vabbè, intanto saliamo. Verso il monte e siamo in cima. Perfetto. Ovviamente per tornare indietro basta parlare con questa tizia qui. Ovviamente adesso non lo faremo. Non lo faremo. E infatti eccoci qui. Monte Camino. Qui c'è ovviamente Team Magma e il Team Idro che ovviamente noi dobbiamo sconfiggere perché sennò ci rompono le scatole. Dobbiamo andare verso sinistra perché qui sti già stanno a combattere. Con dei Poacena poi tra l'altro. Ehi, che insolente, volete sbarrarmi il passo? Contro il capoccia del team Idro. Del team Magma, sorry. Primo allenatore
generatore del timidro. Allora, intanto vediamo se siamo messi abbastanza bene. Sì. Io manderei, boh, non so, lasciamo Sharky per primo. Vediamo un po' se ha qualche Pokémon acqua. In teoria no. Del timidro, in teoria no. Noi del timidro ci diamo da fare per il bene di tutti. Se espandiamo l'acqua, i Pokémon che vivono nell'acqua saranno felici. Gli esseri umani avranno nuove aree dove potranno divertirsi a nuotare. Sì. Più o meno. Recluta Poecena. E infatti non è acqua, non è fuoco, perfetto. È buio normale, quindi bene, perfetto. Credo sia buio normale, non lo so. Proviamo con garanzia, ma non credo una massa buio funzioni sul buio. Infatti non è molto efficace, fa muore uguale, bene. Siamo già a 5 minuti, minchia. Di già, Dragonfly il 34, bene. Prossima scelta, Grimer. Vai con Valkyria, perché Valkyria è super efficace al veleno. Grimer è veleno, sì, mi sembra di sì. Dovrebbe essere veleno. Sì, veleno. Credo, boh, non lo so. Vai, psitico. Psitico. Addio, Grimer. È stato bello. No, non è vero. Addio. Valkyrie a 306 punti. Evergreen al 33. Si evolve al 35, se non sbaglio. Schianto, no, Schianto non è neanche morto proprio. No, no, non far dimenticare. Mancano due livelli quindi a Growlithe per evolversi. Che cosa? Ho perso? Sì, hai perso. Si dovrebbe evolvere al 35 se non hai detto cavolate, quindi buono. Quindi gli mancano ancora due livelli per evolversi. Quindi forse in questo episodio vedremo un'evoluzione, forse. E tu che ci fai qui? Ci hai seguito dalle cascate Meteora? Beh, complimenti. E va bene, lo ammetto. Sei un allenatore in gamba. Ah, grazie. E se proprio vuoi che ti dica tutto, sei un intralcio per Ivan, per me e per tutto il Timidro. Eh beh, dovrebbe essere una notizia positiva per me. Ivan sta cercando di realizzare un mondo ideale per i Pokémon. Non penso proprio. È il suo grande sogno, non ti permetterò di ostacolarlo. Preparati, quando avrò finito con te, correrai a piangere dalla mamma. Sì, come no. Che poi, tra l'altro, quando saremo alla fine del gioco, cioè non alla fine del gioco, alla fine alla fine della storia principale, c'è una chicca più che altro. Cioè, più che altro c'è una cosa bastarda che ti devo dire. Allora, vai, Valkyrie. Poi magari, vabbè, probabilmente, vabbè, posso anche dirlo perché tanto penso che questo gioco ci abbiano giocato tutti. È uscito quanti anni fa? Tipo troppi. Quindi può essere che ci avranno giocato tutti probabilmente. Il Super Effective. Vabbè, probabilmente. Vabbè, no, meglio te lo dico alla fine del gioco. Beh, davvero, verso la fine, dai. Quando incontreremo Kyogre, però. Vabbè, quello è un altro. Eccola là. Carvagna. Vai con Thor. Vabbè, meno male che la base. Mi fa male uccidere Charmander, sapete che è il mio Pokémon preferito. Carvagna non mi piace più di tanto, però è comunque la base, quindi è abbastanza bellino. Fulmindenti! Dovrebbe avere carta vetro, quindi subisco danno. E infatti. Devo usare scarica, vabbè, non importa. Addio Carvagni. Sorry. Punti esperienza, condivisi. Sconfitta Ada. Che cosa? 2400 poche dollari. Buono. Rispetto all'altra volta sei ancora più forte, dici? Beh, neanche tanto, non ho cambiato niente praticamente. Non oso immaginare come diventerà in futuro. Peggio, sicuramente. Io e la mia squadra non abbiamo più forza di lottare. Vai pure, ci penserà Ivan a sistemarti. Come no? Come no? Questa è tipo una strana macchina per fare roba. Non mi ricordo che cacchio serve. Chi l'avrebbe detto che l'energia esplosiva del magma racchiusa nel nucleo del pianeta sarà la chiave per controllare i Pokémon millenario? Ovviamente si riferisce a Kyogre. Scusate. Ah, ma tu. Ah, ora ricordo, sì. Sei il moccioso che ha mandato l'aria ai nostri piani al Museo Oceanografico di Selcepoli. Se sei arrivato fin qui vuol dire che hai battuto Ada. Certo, ovvio. Wahahaha.
Avevo intuito che non sei un tipo qualunque, a quanto pare sei proprio in gamba. Sì. Beh, visto che sei così in gamba, ti spiegherò come stanno le cose. Beh, sinceramente non mi interessa più di tanto, però vabbè. Vedi questo meteorite che ho ricevuto da un certo professore? Sì, l'hai rubato, però dettagli. Devi sapere, per saperlo dovresti guardare l'episodio prima. Devi sapere che in presenza di certe condizioni subisci un processo di trasformazione. Ad esempio, per diventare una mega pietra, pure una pietra chiave. È proprio qui, sul Monte Camino. Oh, wahahaha, basta così. Beh, oddio, non è una mega pietra, è una. Un archio risveglio, diciamo. Se ti rivelassi tutto, ti rovinerei il gusto di scoprire cosa combineranno. La prossima volta ti racconterò il resto. Beh, bando alle ciance, non abbiamo una missione. Noi. No, non. Noi abbiamo una missione da portare a termine. Il tuo ruolo in questa storia è quello di impedircelo. E beh, infatti, grazie al capo. Quindi io, che capo del team idro, ora ti farò polpette assieme alla tua squadra. Fatti sotto! Sì, credici. Patra sfida di Ivan. Manda in campo Mightyena. 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 Non mi ricordo che cacchio è super efficace sto qua. Terra? Può essere? Boh. Mi ricordo. Vai Dragonfly, vai tu. Ci manca solo Dragonfly e Shep, cioè, ci manca solo Dragonfly da evolvere. Perché Grovyle gli mancano due livelli per evolversi. Dragonfly mi sembra si evolve al 30, 40, tipo 37, non mi ricordo. Geoforza, vai. Non ti colpire. No. No. Te pareva. Sì, ma così tanta vita, scusa. Usa pure Boato, mi cambia pure Pokémon. Chi mandi? Ah, mi mandi Randy? Grazie. Il Pokémon più forte a livello di statistica. Vita al tiro! Ah, super efficace. Bene, allora non potevo mandare lui e rivendere all'inizio. Vabbè, meglio. 787 punti di esperienza. Randy sale al 33. Buono. Dragonfly, punti di esperienza. Condivisi. Prossima è Golbat, vai con. Non Valkyrie, vai con Thor. Che è super efficace essendo volante. Che poi tra l'altro Thor ha anche una mega evoluzione, però mi sembra che non ho la mega pietra per lui. O forse ce l'ho, ma non gliel'ho data. Scintilla! O forse non c'è la mia. Boh, non mi ricordo. Ah, l'ho pure paralizzato, perfetto. Non l'ho neanche ucciso. Usa storo di raggio. Mi confonde. Vai, scarica. Sì, tanto lo so che ti colpisce da solo. E te pareva. Comete! Dai, facciamo fuori questo Golbat in fretta. Oh, bravo. Scinti. Eh sì, scarica, scusate. Addio. Punti di spesa condivisi, Sharky al 33, bene. Pari qualcosa? No, quando mai? Eccala, te pareva. Sharpedo, te pareva. Vabbè, cerchiamo di non usare Fulmin Dente, usiamo Scintilla o Scarica perché sennò ci fa danno. Ciao Sharpie. Ah no, ci fa danno uguale? Ah ok, non lo sapevo. Con Scarica però mi sa di no. E con Scintilla? Era Scarica, non mi ricordo. Scarica forse. Poi vabbè. Punti di esperienza con i visi, nessuno sale, sconfitto Ivan. Però non si è fatto male, e beh, grazie al cavolo. Ho vinto 3 medaglie. 4 se mi dico quello di fiammetta. Che probabilmente registrerò il prossimo episodio. Moccioso come immaginavo, sei proprio in gamma. Sei proprio in gamma. Proprio in gamba. Non ho messo la M in più. La cosa si fa interessante. Dopo tanto tempo io e la mia squadra potremmo finalmente rispiegare tutta la nostra forza. La forza della mega evoluzione. Sì. Guarda che non ho ancora finito con te, moccioso, solo un attimo. Che c'è, Alan? Adesso sono impegnato. Cosa? Ok. Al Monte Pira, allora? Ho capito. Quindi la storia della gemma non era solo una favola per i bambini. D'accordo, arrivo subito. Mi dispiace, moccioso. Purtroppo i grandi hanno da fare adesso. La nostra sfida dovrà attendere. Ma per farmi perdonare ti do il meteorite. Fanno ciò che vuoi. Ah, grazie. Che ci devo fare?
Alla prossima, allora, mi ricorderò di te. Che poi se non sbaglio su Rubino Zaffiro Smeraldo originale devi prendere tu il meteorite, perché lui non te lo dà. Mi sembra, non mi ricordo però. Bene. Ma tu sei quello dell'altra volta? Non era tu di battere Ivan? Ma chi hai preso Ivan? Perché ha lasciato qui il meteorite? In realtà me l'ha dato da me. Ma non è che... Non avrà mica scoperto dove si trovano le gemme? Mi sa di sì. Mi ha battuto su tutta la linea. Ma che mi sono dato segni di vita, ok. Allora, adesso possiamo scendere da sto benedetto ponte pira de merda. Possiamo scendere perché sì, tanto non dobbiamo tornarci di nuovo, perché non serve a niente. Serve solo per questa cosa e basta. Non ci sono Pokémon leggendari catturare qui. No. Guardagione, sulla vita, da quando regime permette certo. Ah! Grazie! Se questo di lava. Ah, non posso? Ok. Ah, giustamente devo arrivare a quello di lava, non posso andarci con la con la funivia. Perché se vado con la funivia torno indietro, quindi vabbè, ci sta, dai, andiamo. E poi qui ci sono pure gli allenatori, che due coglioni. Cerchiamo di evitarlo. Se possiamo. Ci sono anche i Pokémon, ma vabbè. Non importa. Let's go, vai, evitati, perfetto. Cuore di lava si trova qui a sinistra. Eccola qua. Cuore di lava, let's go. Non serve curarci. Ci siamo già curati. Questa vecchietta dovrebbe darci un uovo, se non sbaglio. Ho un uovo. Ho sentito che è meglio tenerselo insieme dei Pokémon e portarlo in giro. Tu sei un attore vero, di sicuro della tua squadra sarà caduto. Sì, però ho già la squadra piena. Però mi sembra che da quell'uovo non esca chissà cosa di buono, quindi magari lo prendo se non esce nulla di buono non lo prendo perché non ci serve, abbiamo già la squadra completa. Depositiamo un attimo Sharpedo. Prenderò quest'uovo e probabilmente dopo stacco perché non posso prendere la medaglia. Massimo mi fermo davanti alla palestra. Di sicuro la tua squadra sta cartuccia. Beh, sì, mi va di prendere. Spero che te ne andrai lungo in giro con quest'uovo, sì. Ma appena si schiude lo metto nel box, quindi non è che... Cosa si mette a schiudersi? Vediamo un po'. Che poi dovrebbe stare per primo, mi sembra, per schiudersi, se non sbaglio. Forse sto dicendo una cavolata. Ci metterà molto, oh madonna. Mi sa che si schiuderà nel prossimo episodio, ma non penso esca qualcosa di buono. Eccola la palestra. No, non volevo disattivarlo. Il flauto serve per chiamare Latios. No, Latias, scusate, non Latios. Dovremmo fare avanti e indietro così all'infinito finché non si schiude, ma... Ne voglia. Che poi quel simbolo in alto vuol dire che tipo ci può essere una risfida degli allenatori se andiamo a parlargli. Probabilmente torniamo tutti indietro. Qui dobbiamo usare di nuovo spaccaroccio. Che palle, mi tocca di usare di nuovo la funivia un'altra volta. Vabbè. Aspetta. Non si può salire dal monte direttamente? Permesso. No, mi sa però che perché serve forza. Io non lo posso usare. Salve. Oh. Sei tu? Come te la passi? Io sono sempre di ottimo umore. E oggi ne sono ancora di più perché ho appena scoperto un punto segreto. Vuoi vederlo? Cerca oltre quella grossa roccia alle mie spalle.
Non oso immaginare un posto migliore per costruire la mia base segreta. Sono così felice che ti faccio un regalo. Grazie. Questa mossa è misteriosa. Il suo effetto cambia a seconda del luogo in cui viene usata. Con un nome così non poteva essere una mossa strepitosa. Sì. Bene, credo di andare a scoprire altre basi segrete. Se prendi me, mi troverai alla giro delle basi segrete di Forestopoli. Sì, grazie. Non mi serve il tizio delle basi segrete. E infatti non posso usare forza. Vabbè. Preoccupate, vado a prendere la funivia e scendo. Penso di farlo con voi e basta, poi stacchiamo il video perché sta diventando già troppo lungo, siamo già 20 minuti. Non ci interessa nessun Pokémon, grazie. Abbiamo già la squadra al completo. Non abbiamo bisogno di Pokémon, soprattutto poi di un Torkoal, che non ci serve. Dettagli. Vai, verso la funivia. Vai, se sì, vuoi salire. Poi, adesso non so se l'anziana ci fa passare, ma non penso. Perché non si può skippare, che palle, l'ho già visto. Madonna. No, niente, non si può saltare. Vabbè. Vediamo se un'altra volta sta scena. Vabbè, penso di fare un taglietto, ma non ha senso. Alla fine tanto ci arriviamo subito. Siamo praticamente arrivati. Cioè basta scendere. E vedi, adesso l'anziano non rompe più le scatole. Che Pokémon si trovano qui? Domanda. Dovrebbe trovarsi Trapinch forse qua? Probabile. Si chiede come di evitare gli allenatori come prima. Pokémon! Machop! Tipo lotta, non ci serve. Grazie. Abbiamo già. Ehi, minchia, al 20. Ma come fuga fallito? Fammi fuggire. Fammi fuggire. Movimento sismico. Sì, bella mossa, però mi fai fuggire? Grazie. Che poi se non sbaglio i Trapinch possono avere tipo anche trappo arena, se non sbaglio, che non ti fanno fuggire. Forse, non vorrei sbagliarmi però, eh. Vediamo ancora quanto ci mette, mi sa ancora parecchio. Vediamo. No, ancora ci metterà molto, quindi mi sa che ancora ce lo dovremo portare indietro, ma non ti preoccupate, lo metto nel box. Magari lo schiuderò per conto mio fuori off camera, poi vi dico magari che esce, ma non penso mi interessi che cosa esce. Vabbè, adesso lo mettiamo nel box e chiudiamo davanti al centro Pokémon, poi magari lo studio per cacchi miei. Bene. Aspetta, curiamoci prima. Ok. Bene ragazzi, allora, intanto che la professoressa sì, la professoressa, la tizia del centro Pokémon ci cura. Noi intanto ci salutiamo ragazzi. Spero che questo video di Pokémon Zaffiro Alpha, la parte numero 10, vi sia piaciuta. Lasciate ovviamente tanti bei pollicioni in su se vi è piaciuta. Condividetela ovviamente con i vostri amici. Commentate se volete. Iscrivetevi ovviamente al canale se non siete ancora iscritti. E ovviamente attivate la campanellina per essere sempre aggiornato su, per essere sempre aggiornati sui miei video. E seguitemi ovviamente anche su Instagram. E niente, noi ci vediamo alla prossima parte di Zaffiro Alpha. Bella!